Pasqua Toffetti profuga istriana di Patrizia Stafalle di Latina. Stefanelli. Ok, che sbaglio adesso. Primo classificato. Ok. Va bene. Perfetto. Ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Patrizia Stefanelli, giusto? Eccola qua. Ah, bene. Complimenti. Sì. Per la capacità di armonizzare prosa e poesia in un quadro di ampio valore descrittivo, utilizzando l'immediatezza della poesia per un racconto di natura narrativa, efficacemente sintetizzato in un linguaggio diretto e evocativo. Grazie, buonasera dottor Germito, grazie alla giuria. Questa Pasqua Toffetti profuga istriana è una delle tante donne istriane, era mia nonna, che insieme a mia madre venne giù in seguito all'esodo gravissimo e alle violenze perpetrate dai partigiani di Tito, che ha visto italiani contro italiani dopo la seconda guerra mondiale. Ecco, vennero a Gaeta così come tanti profughi e molti di loro non rividero più le famiglie, alcuni restarono, altri partirono. Io non ho mai conosciuto mio nonno, non ho mai conosciuto la famiglia di mia madre. Mia nonna morì a Gaeta, giovane, con il pensiero del ritorno alla sua terra che non ha mai più rivisto. Ecco. Patrizia, chiedo scusa, lo dico a te, lo dico a tutti quanti, quando leggiamo la poesia bisogna solo leggere la poesia per si riprende, altrimenti si fa notte. Chiedo scusa. Infatti è molto tardi. Pasqua Toffetti, profuga istriana, riportami le stanze di quella casa 13 di via Santa Lucia, le mantovane gialle di cui conservo scampoli e i terrazzi di rose sui cortili. Riportami carezze di fratelli tra le ghettine da cambiare e i baci, e più non sono, non vivi, non qui. Che importa se al divino Ferrivecchi, a tutti i nostri mobili, che importa? Sì. Era giovane nonna, la bella dai capelli palissandro, che cantava la mula di Parenzo, l'ha messo su bottega e tutto la vendeva fuori che il baccalà. La mula era de Pola, veniva giù col sale nella borsa e le patate buone da bollire. Comprò una camera di quelle con l'armadio a sei ante e i piedi alla francese. Così si portava e cuciva, cuciva e poi stirava e stirava, stirava e lucidava. Riportami a quel tempo, poesia, che io vidi gli occhi suoi color della terra. Non si dimentichi la storia, il nome suo. Pasqua Toffetti Malusà morì da sola un giorno con la borsa vuota, stringendo il cuore un sogno. Grazie, Patrizia Stefanelli di Trilatina. Premiamo? Quindi andiamo direttamente. Però però voglio leggere almeno solamente Viva Itri. La motivazione per Davide Rocco Colacari, giusto? Primo classificato la poesia, la coniugazione astrale.